Allora, buongiorno a tutti, io sono Andrea Volpe, Senior Consultant dell'Italian Desk di Desanshire and Associates, società che è specializzata nel seguire gli investimenti diretti delle imprese italiane e straniere in Asia, in Cina, in questo caso in Vietnam. Oggi parleremo del Vietnam con il mio collega, dottor Filippo Bortoletti, manager dell'ufficio di Hanoi. Buongiorno Filippo. Buongiorno Andrea, un piacere sentirti. Buongiorno. Allora, oggi, come ho detto, vorrei parlare degli investimenti italiani in Vietnam. So che c'è una nuova, un'importante novità. Vuoi parlarcene? Sì, beh, è una novità di cui si è parlato per molto tempo. Si pensava non arrivasse più, alla fine, finalmente è stato ratificato l'EVFTA, che è l'accordo di libero scambio tra Europa e Vietnam. In origine l'EVFTA era un unico testo che comprendeva sia l'accordo di libero scambio sia altre disposizioni che erano relative alla proprietà intellettuale delle aziende, degli investitori. Si è deciso poi di separarlo quindi in accordo di libero scambio e in accordo sulla protezione della proprietà intellettuale. Entrambi sono stati ratificati prima in Europa e adesso in giugno sono stati anche ratificati in Vietnam. Per cui adesso finalmente questo famoso EVFTA, che adesso andrò a spiegare, entrerà in vigore il primo di agosto. Cosa succede dal primo di agosto? Quindi, il primo di agosto è una data che tutti gli imprenditori italiani si devono segnare perché a partire dal primo di agosto il 65% dei prodotti che dall'Europa, made in Europe, per cui anche made in Italy, vengono esportati qui in Vietnam, dove sono io, avranno la tariffa azzerata, per cui no more custom duties. Questo è 65% subito, e poi per tutti gli altri prodotti, quindi diciamo quasi il 99% di tutti i prodotti, le tariffe doganali verranno azzerate nel giro di 10, 15 anni o 7 anni a seconda della tipologia di prodotto. Questo è un accordo bilaterale, per cui è vero anche dal lato Vietnam, per cui per esempio le aziende italiane che hanno già delocalizzato in Vietnam o che pensano di delocalizzare in Vietnam perché vogliono sfruttare, non so, driver come il costo del lavoro o comunque le opportunità che il paese può offrire, beneficeranno anch'essi di questa esenzione. Per cui a partire dal primo di agosto anche i prodotti made in Vietnam, il 71% di quei prodotti, potranno essere esportati duty free in Italia, mentre il rimanente sarà duty free nel giro di 7 anni. Questo Scusa Filippo, cosa significa? scusami se ti Dimmi. interrompo. Hai detto chiaramente adesso quali sono gli elementi principali di questo accordo commerciale, ma mi piacerebbe che tu segnalassi perché un'azienda italiana dovrebbe investire in Vietnam o per produrre o per fare trading. Certo, questa è un'ottima domanda, Andrea. Questa è un'ottima domanda. Io ti posso dire, innanzitutto in generale, perché le imprese italiane dovrebbero guardare all'estero prima di tutto? Io non voglio dire subito Vietnam, ma perché all'estero? Perché il mercato locale è in crisi, no? Servono comunque nuovi sbocchi per crescere. Per cui la regola base è l'internazionalizzazione, per cui espandersi geograficamente. Questo non significa espandersi creando uno stabilimento produttivo in Vietnam o creando una filiale in Vietnam. Significa anche semplicemente trovare dei partner commerciali in altri paesi, può essere Vietnam, possono essere tanti altri paesi. Perché Vietnam in questo caso? Beh, perché il Vietnam è uno dei paesi più attraenti da questo punto di vista, dal punto di vista degli investimenti attualmente. È da 20 anni, da più di 20 anni, che il Vietnam cresce una media del 6-7% all'anno il prodotto interno lordo, che è davvero impressionante. Giusto per citare qualche numero, nel 1992 la povertà qui in Vietnam aveva raggiunto livelli davvero incredibili. Adesso non ricordo esattamente, mi pare fosse il 49% delle persone in Vietnam vivevano sotto la soglia di povertà. Ad oggi solo il 3% di queste persone vive in povertà. Il Vietnam ha 100 milioni di persone, un'età media molto bassa sui 30 anni,
una classe media in espansione e circa 55 milioni di lavoratori a basso costo. Per cui già questo dovrebbe indicare la via. Ma se questo non bastasse, il Vietnam è assolutamente aperto agli investimenti. Ci sono tantissimi incentivi per le imprese per venire in Vietnam. Ci sono speciali zone industriali e a seconda della loro localizzazione le imprese possono usufruire di tax holidays, che significa che non pagano la cosiddetta IRES, che qui si chiama Corporate Income Tax, non la pagano per i primi anni, dopo la pagano al 50%, cioè la metà, non il 50% l'aliquota, pagano la metà dell'aliquota standard per un altro determinato periodo, per poi pagare l'aliquota normale. L'IRES qui è il 20%, non hai l'IRAP, puoi dedurti praticamente tutti i costi, ok? E queste tax holidays possono variare da più 2 e 4, per cui 2 anni free, senza tasse, e poi 4 anni a tassazione ridotta alla metà, oppure in alcune zone specifiche, che io dopo ti posso anche nominare se vuoi, tipo Haiphong per esempio, sono 4 anni esenzione dalla corporate income tax e 9 anni all'aliquota ridotta della metà. Ci sono poi delle zone specifiche che hanno l'aliquota standard che è ridotta. Per esempio, quella che ti ho citato io, Haiphong, l'aliquota standard non è il 20%, ma è il 10%. Quindi, se un'impresa italiana decide di stabilirsi in Haiphong, per esempio, che è localizzata nel nord del Vietnam, loro avranno lo 0% di IRES per i primi 4 anni, il 5% di IRES per i successivi 9 anni e il 10% per i successivi, fin tanto che non finisce questa aliquota agevolata al 10%. Permettimi di inserirmi, tu sai che appunto io seguo la Cina da più di 20 anni, seguiamo insieme anche il Vietnam, oltre che l'India, e da professionista italiano io ho notato questo, studiando il paese Vietnam, venendo in Vietnam, visitando il Vietnam e studiando la legislazione, diciamo, civilistica e fiscale, contabile, tu hai richiamato appunto alcuni importanti elementi, cioè quindi la tassazione che interessano gli imprenditori. Però io mi sono accorto, comparando ad esempio il Vietnam alla Cina, che è il mio paese principale, diciamo, di interesse principale, ho notato che è un paese molto smart. Cioè, per l'imprenditore italiano, per la PMI italiana, che è un'azienda che spesso, che è un, dove le imprese spesso non sono organizzate, sono magari anche di piccole dimensioni, ho notato che è un paese più friendly, più facile da introdursi rispetto alla Cina, che naturalmente ha maggiori dimensioni, magari maggiori spazi, maggiori opportunità, però è più difficile da insediare, diciamo, dove inserirsi. Il Vietnam mi ha dato l'impressione di essere un paese più facile, fra virgolette, più friendly, più amichevole, più accogliente. Forse anche il fatto che negli anni ha avuto anche presenza straniera, ha avuto modo già di relazionarsi con paesi stranieri già anche nei secoli precedenti. Mi puoi dare anche tu questo rispetto alla Cina, appunto, che era un paese chiuso, sappiamo benissimo, questa è la storia della Cina. Puoi darmi una tua impressione da professionista a professionista, ecco. No, beh, sicuramente quello che hai notato è vero, io te lo posso confermare che la mentalità qui è diversa dalla Cina, sono un po' più aperti mentalmente, sono un po' più smart, è un po' più semplice entrare, diciamo, nel loro giro, nel network sostanzialmente, no? Per cui avere contatti, eccetera. Ovviamente si parla sempre di un paese che è diverso dall'Italia per molte cose, per cui comunque gli imprenditori che decidono di investire in Vietnam devono comunque, cioè non possono farlo, diciamo, a cuor leggero senza pensarci. Ci vuole una strategia e ci vuole un supporto professionale, perché comunque il rischio è sempre dietro l'angolo. Sai, in questi paesi, in Vietnam c'è abbastanza burocrazia, un po' come in Italia, per cui è molto importante comunque, specialmente da stranieri, essere assolutamente in regola e inattaccabili, che altrimenti purtroppo ti potrebbero rompere le scatole, diciamo. Sostanzialmente, per esempio, se tu hai una fabbrica e non sei in una zona industriale, per esempio, possono venire a bussarti alla porta ogni giorno e farti un'ispezione al giorno, finché non trovano qualcosa che non va. Per
Sono delle cose importanti, ci sono delle regole non scritte che vanno seguite, però a parte quello, devo dire che sì, sostanzialmente è un ambiente molto promettente per fare business, su questo non c'è dubbio, sono molto aperto. Certo, tu ci hai introdotto, diciamo, le zone a tassazione agevolata, dove ci possono essere anche insediamenti facilitati per le imprese italiane o straniere in Vietnam. Ci hai parlato quindi della tassazione. Ecco, se ci puoi dire per le imprese manufacturing, cioè quelle produttive, quali potrebbero essere i settori di interesse, ovvero per quelli che invece fanno commercio, trading, tu ci hai parlato di una middle class che sta crescendo, un reddito pro capite che sta crescendo. Ecco, quali potrebbero essere i prodotti interessanti per le aziende italiane che vogliono esportare in Vietnam? Quindi produrre e fare business trading, ecco. Certo, beh, prima di tutto, comunque, come detto, il Vietnam ha un mercato molto ampio in espansione, relativamente alle aziende italiane. Io mi posso basare, diciamo, su quello che è il sistema economico italiano per fare questo, perché ovviamente dopo, se parlassi del sistema economico tedesco, potrei fare delle considerazioni diverse. Però per quanto riguarda, diciamo, l'Italia, sono sicuro che i prodotti che potrebbero tirare di più, soprattutto alla luce delle novità di questo accordo di libero scambio tra Europa e Vietnam, sono sicuramente i prodotti farmaceutici, cosmetici. Il mercato, la domanda in Vietnam per prodotti farmaceutici, come per esempio farmaci generici, è altissima. La produzione interna non riesce assolutamente a soddisfare la domanda. Inoltre, i prodotti locali sono di scarsissima qualità, e le persone qui, i vietnamiti lo sanno, riconoscono la qualità di un prodotto occidentale, tra virgolette, che comunque viene a un certo background, è stato fatto una certa ricerca e sviluppo, ok? E sanno riconoscere questo. Io ne parlavo giusto qualche giorno fa, stavo scrivendo un articolo appunto sull'EVFTA e ne ho parlato con i miei colleghi, ho chiesto, ma secondo voi, cioè, cosa ne pensate insomma dei farmaci? E loro mi hanno detto che in generale sarebbero anche disposti a pagare di più. I farmaci locali non costano praticamente nulla, però da quello che ho capito, sono davvero inefficaci. Per cui c'è davvero un grosso margine, per le imprese italiane. Oltretutto, no, non si tratta tanto dei dazi doganali, in questo caso, che giocano un ruolo importante, decisivo, nella penetrazione del mercato, ma quanto l'eliminazione delle tariffe, delle barriere non tariffarie. Perché per esempio adesso come adesso, se tu vuoi esportare in Vietnam prodotti farmaceutici, per esempio, devi essere compliant con determinati standard locali. No. Ma con l'implementazione dell'EVFTA, tutto questo andrà a cadere. Sostanzialmente, si aderirà a degli standard internazionali per cui, le aziende italiane, in questo caso, che decidono di esportare e vendere, prodotti farmaceutici in Vietnam, non dovranno andare a registrare di nuovo i prodotti, non dovranno produrre nuova documentazione per essere compliant con gli standard locali, perché gli standard europei in questo caso saranno accettati direttamente. Questo salva tantissimo in termini di costi e time to market, per cui è davvero una novità fantastica. Questo secondo me è il settore principe, è quello che potrebbe andare per la maggiore, quello che sicuramente vedrà un maggior flusso di merci. Te lo posso dire anche perché comunque, essendo nella posizione privilegiata di essere qui in Vietnam, adesso in questo periodo sto ricevendo tantissime richieste da parte di aziende nel settore farmaceutico, per cui questo è anche un indicatore molto importante. A parte il settore farmaceutico, ovviamente ce ne sono altri di rilievo, questo però è il più importante. Per quanto riguarda le aziende italiane, sicuramente il taglio dei dazi doganali, che è progressivo in questo caso sui prodotti alimentari, vino, bevande in generale, avrà un impatto molto positivo, perché adesso come adesso, per esempio, mi pare che le tariffe doganali per il vino siano al 50%, che sono altissime, per cui capisci bene che è un prodotto che non può essere competitivo, cioè è competitivo ma semplicemente per una nicchia.
adesso che si andranno progressivamente a ridurre in 7 anni, per esempio, le tariffe sul vino, sicuramente ci sarà maggiore possibilità di competere con i player locali. Io vivo qua, vedo tantissimi vini, per esempio, cileni, tantissimi vini australiani, però non vedo tantissimi vini italiani, ecco, questo è un peccato. Ci sono anche, nel quadro dell'IVFTA, hanno introdotto anche una protezione per quanto riguarda le indicazioni geografiche, per cui ci sono, mi pare che siano 38, adesso non ricordo bene il numero, ma ci sono un numero simile a 38 di denominazioni che sono protette, che riguardano formaggi, vini, liquori, carni, frutta, eccetera, e questo andrà a proteggere appunto i prodotti italiani, per cui se tu vuoi vendere, per esempio, adesso non mi viene in mente un prodotto particolare nella lista, ma per esempio la mozzarella di bufala, che immagino sicuramente c'è, in questo caso non troverai competitor che spacciano il loro formaggio per mozzarella di bufala. Certo. Ecco, quindi prima di concludere, per completare, diciamo, il quadro, abbiamo detto naturalmente i prodotti e i settori interessanti per le aziende italiane sono sicuramente farmaceutica, settore food and beverage, settore della moda, il tessile, calzaturiero sono mercati classici, l'elettronica, l'elettrotecnica, però vorrei dare uno spazio anche alle società di servizi, perché ho visto che questo FTA, che poi magari potremmo anche, che chi vuole può anche approfondire anche sui nostri testi, sui nostri articoli, però una cosa importante, permette anche l'ingresso temporaneo di personale tecnico, parlo del settore dell'engineering, quindi settore degli architetti, degli ingegneri, dell'urbanistica, dell'informatica, anche nella sezione della formazione, quindi possibilità di mandare proprio personale per 6 mesi in Vietnam, senza working permit, senza necessità di fare permessi di lavoro. Questo che penso che sia importante anche per il settore del terziario che vuole avvicinarsi al mercato vietnamita, quindi se società di engineering, società di costruzione, società che forniscono servizi, diciamo, ecologici o nel mondo, diciamo, della green economy, che possono quindi fare progetti sul mercato vietnamita e anche mandare il proprio personale, gestendolo in modo, diciamo, facilitato, senza averne barriere all'ingresso anche del proprio personale. Cosa mi dici? Sì, confermo. Questa è un'opportunità che per ora è riservata solamente alle aziende di servizi, per cui se tu sei un'azienda individuale, sostanzialmente non puoi accedere a questo beneficio. Però se un'azienda, non so, uno studio di architettura decide, ha un progetto in Vietnam che richiede la presenza di personale qualificato in loco, con l'entrata in vigore dell'IVFTA avrà la possibilità di mandare i suoi architetti qui in Vietnam per seguire il progetto senza alcuna pena burocratica, sostanzialmente. Questo facilita tantissimo. È in programma anche di estendere questo tipo di agevolazione anche alle imprese individuali, alle partite IVA, però è ancora da definire. Sicuramente si farà, però non nel breve termine. Però sì, sicuramente è un'opportunità molto importante, anche perché lo sai benissimo anche tu che no, noi italiani eccelliamo per quanto riguarda design, engineering, architettura, urban planning, per cui sono tutte opportunità che vale la pena cogliere, anche perché in questo caso, se parliamo per esempio di architettura, urban planning, qui il mercato real estate va su, non si scherza, qui si costruisce sempre comunque. Cioè io, per esempio, giro per strada, cammino, passeggio con la mia morosa, passeggio per una via, ci torno dopo 2 settimane. E mi hanno costruito un grattacielo, cioè, hai capito? Cambia tutto velocemente. Sì. Per cui ci sono opportunità incredibili. Opportunità Anche perché incredibili. rispetto alla Cina, diciamo, il Vietnam è ancora
a metà, diciamo, dell'opera, del passaggio, sì, diciamo, dall'urbanità tradizionale alla nuova città moderna, cioè la vista di Saigon o di Hanoi è completamente diversa rispetto a quella di Pechino o di Shanghai, quindi c'è ancora molto da costruire, ancora molto da fare, molto entroterra da urbanizzare, molte aree industriali da costruire, quindi sicuramente per tutto il mondo dell'engineering, degli architetti, dei servizi, diciamo, all'urbanistica, sicuramente c'è spazio in questo paese. Sì, fammi aggiungere solo una cosa, che questo è vero, cioè la novità è vera, cioè questo succederà effettivamente a partire dal 1° di agosto, però una cosa da non sottovalutare è anche che bisogna venderli, no, questi servizi di architettura, e io pragmaticamente ti posso dire che è molto difficile vendere servizi di architettura, partecipare a questo tipo di gare qui in Vietnam se non si ha una presenza fisica. Vabbè, chiaro. Ma è normale, capisci? Però io posso dire che ci sono comunque dei modi che sono quasi indolori di avere una presenza fisica in Vietnam. Gli imprenditori italiani che ci stanno ascoltando e che hanno intenzione di penetrare il mercato vietnamita, ma questo vale anche per gli altri paesi dell'Asia, consiglio, in questo caso in Vietnam, di aprire un ufficio di rappresentanza, semplicissimo, è una procedura molto semplice, non richiede lo stesso tempo di costruire una società, i costi di gestione sono molto bassi, non c'è bisogno di fare la contabilità, per cui ci sono tantissimi sgravi in termini amministrativi, non si pagano le imposte ovviamente perché non si fa business, l'ufficio di rappresentanza serve semplicemente a promuovere i propri prodotti, i propri servizi, eccetera, a farsi il network di contatti. Per cui sostanzialmente io parlo in questo caso a te, ma parlo anche all'imprenditore che vuole decidere di cogliere questa opportunità, consiglio comunque di valutare anche l'apertura di un ufficio di rappresentanza, comunque di avere un agente, avere una presenza, insomma, qui in Vietnam, perché è davvero molto importante. Sono molto importanti le relazioni, per cui è importante incontrarsi, vedersi, mangiare insieme, per cui queste sono cose imprescindibili. Benissimo Filippo, ti ringrazio, credo che questa nostra chiacchierata sia stata molto interessante, magari cercheremo altri argomenti con cui rivolgerci ai nostri clienti o alle persone, tutte le persone interessate. Ti ringrazio e ti auguro buona giornata. Ciao. Piacere Andrea, saluto, ciao.